sostenibilità e viticoltura, un binomio che può concretizzarsi in che modo oggi? Ma il tema della sostenibilità è un tema trasversale nella, possiamo dire, nel modo di alimentarsi del mondo ormai. Ormai tutto ciò che è desiderato dal consumatore è ormai un prodotto sostenibile. Non tanto e non solo per i rischi che può avere un alimento o un vino non corretto, ma per questo sentimento ormai olistico che attraversa, direi, la società mondiale, che vede ridursi progressivamente le risorse energetiche del mondo, vede questo consumo della terra e quindi naturalmente cerca di fare nei propri ambiti una scelta ambientale, una scelta sostenibile. In questa ottica il vino ha un ruolo fondamentale, perché il vino è un prodotto non naturale, un prodotto che non è il frutto della natura, ma è il risultato di una storia, di una cultura, possiamo dire, artificiale, no? Non nascerebbe un vino da solo se non ci fosse l'azione dell'uomo. E naturalmente questo comporta una pressione abbastanza forte della viticoltura sull'ambiente, sia sul vigneto nella difesa alle malattie, sia, direi, nei rapporti che ci sono fra vigneto e ambiente circostante, quindi un po' l'integrazione del vigneto in un contesto molto più ampio e naturale. Ci sono, direi, in questo momento delle proposte per fare una viticoltura sostenibile, proposte della viticoltura biologica, della biodinamica, della viticoltura integrata. Ecco, noi oggi parleremo di un aspetto forse sotto traccia, meno conosciuto dal grande pubblico, ma che ha probabilmente, avrà in futuro il più grande impatto, ed è quello della creazione e della coltivazione delle varietà resistenti. Cosa vuol dire? Vuol dire che nelle nostre varietà europee, attraverso l'incrocio, viene introdotta una piccola parte di sangue americano o asiatico, che è il portatore delle resistenze, e i vitigni che si ottengono sono di grande qualità, ma soprattutto possono essere coltivati senza trattamenti. Questa è una grande innovazione, sia per i mercati, diciamo così, lontani, per i mercati non tradizionali, perché quelli sono molto meno legati al vitigno o al territorio e hanno invece un buon legame con il gusto. Quindi se noi diamo a questi mercati un buon vino, ma soprattutto ai mercati anglosassoni, dove il tema dei prodotti alimentari o agroalimentari sostenibili è un tema ormai cruciale. Tutto lo sforzo della produzione mondiale verso questi mercati ricchi è di produrre alimenti e vino che vengono prodotti con metodi sempre meno, con sempre meno impiego della chimica. Quindi questo è un tema importantissimo, certamente non è facile da introdurre, perché la viticoltura è per sua natura un'attività, possiamo dire, tradizionale, con dei forti vincoli culturali, e quindi l'introduzione di nuove varietà resistenti devono vincere veramente l'opposizione di molti viticoltori legati con grande affetto alle loro varietà. Marta Colauti, responsabile ufficio qualità e certificazioni vivai cooperativi Rauscedo. Quanto è importante oggi riuscire a coltivare un vitigno che non ha bisogno di pesticidi? Beh, l'esigenza di sostenibilità in viticoltura è sempre più forte e quindi c'è sempre una fascia più grande di consumatori che chiede prodotti più salubri. Una possibile risposta a questa domanda potrebbe essere proprio la diffusione di varietà resistenti alle malattie, in particolare Peronospora e Oidio, che sono quelle più impattanti, diciamo, quindi quelle che richiedono un maggior numero di trattamenti. La viticoltura purtroppo è una coltura molto impattante, si impiegano in viticoltura il 65% dei pesticidi.
Quindi riuscire ad abbattere questi interventi potrebbe essere assolutamente importante per avere appunto prodotti più salubri e più sostenibili. Si pensa anche a molto spesso il paesaggio vitivinicolo è inglobato insomma, nei centri storici, nei centri abitati, quindi riuscire a contenere o addirittura eliminare i trattamenti in viticoltura potrebbe dare un beneficio all'ambiente in generale, alle persone nel loro habitat. Insomma. Anche in Friuli cresce la sensibilità rispetto alla sostenibilità in viticoltura? Sì, e noi abbiamo due punti fermi, uno quando abbiamo cominciato e uno adesso quando abbiamo deciso di licenziare queste nuove varietà. Quando abbiamo cominciato abbiamo riunito i viticoltori, i più importanti, e abbiamo chiesto cosa pensavano. E hanno detto: avete ragione, partite pure con questo progetto, non ci avrete contro, anzi ci hanno sostenuto. E adesso direi che c'è molto entusiasmo e interesse per queste varietà. Come si chiama questo progetto? Il progetto Miglioramento Genetico della Vite per la Resistenza alle Malattie. È partito? È partito nel 98 con un grosso sostegno dell'amministrazione regionale e sta andando avanti ancora, però adesso abbiamo deciso di chiudere il primo ciclo di incroci e licenziare è una brutta parola, ma insomma mettere sul mercato queste nuove varietà. Che partecipazione c'è stata da parte, diciamo, in percentuale di quelli che sono i viticoltori in Friuli Venezia Giulia? Allora, i vivai Rauscedo sono stati un partner importante dal punto di vista dei finanziamenti. Abbiamo avuto anche il sostegno di alcuni viticoltori. Diciamo, le cifre non sono impegnative, però noi ci tenevamo molto che loro, almeno come immagine, partecipassero a questo progetto, perché voleva dire che erano convinti della bontà. Un punto di partenza che adesso si pensa potrà avere nuovi orizzonti. Ma dunque, adesso stiamo mettendo sul mercato gli incroci fatti nel 2002-2003. Da quell'anno abbiamo continuato a fare incroci, per cui nei prossimi anni avremo delle altre varietà che cominceranno anche a differenziare il prodotto.